Minchia, quanto fa caldo, no, raga, non è possibile. Cioè, io non ce la faccio già più. Non è neanche giugno. In realtà, quando lo pubblicherò sarà già giugno. Però adesso che lo sto registrando non è ancora giugno, ok? Hello, guys, Zach, io sono Ali, benvenuti, barra, bentornati sul mio canale. Perché oggi sono così felice? In realtà non si vede che sono particolarmente felice, però sono particolarmente felice anche se dalla mia faccia sembra una morta dentro. Perché sono reduce dall'ultimo giorno di scuola. Sì, vabbè, domani devo tornare per fare alternanza e poi la settimana prossima ho laboratorio teatrale fino al 7, quindi non è finita veramente, però sono finite le lezioni ed io sono particolarmente felice. L'anno scorso volevo fare un video sul mio esame di terza media, perché volevo aiutare i saggi 2002 che si sarebbero cimentati in questa dura prova della loro vita, però non ho fatto in tempo a farlo, perché si sa che io e la tempistica non andiamo d'accordo, procrastinare come stile di vita, però quest'anno ho deciso che voglio farlo, quest'anno lo voglio pubblicare, lo voglio fare, fantastico, lo farò. Sono anche in tempo, in teoria, spero, quindi a posto. Vi racconterò un attimo la mia esperienza in generale, così magari potete sentire la storia completa di un esame, potete farvi un'idea. Poi ovviamente non so com'è nelle vostre scuole, perché io racconto quello che è stato il mio nella mia scuola, quindi ok, non può essere applicabile a tutti. Allora, partiamo dal presupposto che io non ho dovuto fare la tesina, perché nella mia scuola, nel mio istituto comprensivo, non si faceva la tesina. Si preparava solo un PowerPoint, una mappa concettuale, con sopra gli argomenti, tutti collegati a un argomento solo, sì, insomma. Te prepari l'esame su una cosa e ci colleghi tutte le altre cose. Ecco, quel coso l'ho fatto più o meno 3-2 giorni prima dell'orale, l'ho finito il giorno prima. Ve l'ho detto io e la procrastinazione, non so parlare se siamo BFF forever. Però comunque è andato tutto bene, sono sopravvissuta, quindi fantastico. Però voi non fatelo, questa è una delle cose per cui non dovete prendere ispirazione da me. Non fatelo, è stata un'ansia assurda. Vabbè, ma comunque, prima di parlare dell'orale parliamo degli iscritti, partiamo dal principio. Io non ero particolarmente preoccupata per gli iscritti, perché comunque alle medie c'è da sapere che io ero una secchiona, avevo 8, 9, 10 in tutto, quindi ero, cioè, ero veramente paradise. Quindi non ero preoccupata, nei temi avevo sempre 10, quindi il primo scritto che è stato il tema, sono andata lì, l'ho fatto tutta contenta. Tra l'altro ho avuto un culo della Madonna perché una delle tracce era scrivi quello che vuoi nella forma che vuoi. Era letteralmente così, io ho scritto un racconto fantastico, i racconti fantastici sono il mio forte. E quindi ho preso 10, il che è stato bello. Poi la seconda prova, se non sbaglio, era francese ed ho fatto il questionario. Non mi ricordo se era il questionario per tutti oppure si poteva scegliere. Forse si poteva scegliere tra due prove. Comunque io ho fatto il questionario, era un testo con sotto delle domande e andavo molto bene anche in francese, quindi ho preso 10 pure in francese, il che è stato fantastico. Il terzo scritto mi pare fosse stato inglese, credo proprio che fosse inglese, e andavo molto bene anche in inglese. Però ho preso 9, raga, questa cosa io sto ancora rosicando perché io ho preso 9 in inglese solo per una minchiata assurda che allora erano dei dialoghi da scrivere, cioè ti davano la traccia e tu dovevi scrivere sto dialogo in inglese, comunque era una cazzatina, no? Io tipo, oh, sì, bello, adesso lo faccio tutto giusto, fantastico, così me ne vado da qua, bello. Peccato che ho fatto tutto giusto tranne una cosa di un dialogo, che è colpa del fatto che io sono stupida e non ho letto bene la traccia, perché era un dialogo dentro un aeroporto, il dialogo solito all'aeroporto che credo che lo studino tutti prima o poi, e prima o poi c'è un momento della vostra vita dove studiate il dialogo dell'aeroporto, no? E sta tizia nella traccia doveva andare a Londra. Io l'ho mandata a Tunisi. A Tunisi? E voi direte, Ali, ma perché non l'hai mandata a Londra? Perché non avevo letto Londra, pensavo di dovermi inventare qualcosa a caso, quindi ho messo la prima cosa che mi è venuta in mente e mi ha dato 9! Ok, comunque non pensate che io sia una che si lamenta per i 9, assolutamente no. Adesso sono una che esulta e dà una festa con tutte le conoscenze perché prendo un 6. Quindi state tranquilli, non sono quel genere di persona, non incazzatevi con me. È solo che rosico, ok? Perché è una minchiata. E poi l'ultima prova scritta era matematica. E matematica ho fatto tutto giusto, ho preso 10 anche in matematica, il che è veramente top der top. Mi sono dimenticata le invalsi. Forse l'ultimo giorno c'erano le invalsi. Non mi ricordo se era l'ultimo o il primo. No, forse dopo matematica c'erano le invalsi, probabilmente. O forse era prima del tema, non mi ricordo, ok? Comunque c'erano ste invalsi di italiano e matematica e anche l'invalsi è andata bene, non mi ricordo cosa ho preso, però
no, la media era 9. Quella d'italiano avevo preso 10. Quella di matematica non era andata particolarmente bene, ma non me l'hanno mai detto. Ma comunque, se la media era 9, suppongo che quella di matematica fosse 8. Non lo so. A me sembrava di averla fatta un po' male, però non lo so. Mi è rimasto il dubbio finora. E nulla, questa era un po' la mia esperienza che non interessava a nessuno, però volevo parlare. Cosa c'è da dire sugli iscritti? Che io li ho trovati molto facili. Più facili delle verifiche che facevamo in classe, comunque. Cioè, io non ho studiato prima degli iscritti. Veramente non ho neanche aperto il libro di matematica prima degli iscritti, eccetera. A parte che, cioè, io facevo i compiti di matematica, quindi comunque mi esercitavo già di mio, quindi non so, se voi non fate i compiti onestamente non so come potrebbe finire, quindi cercate di studiare. Però comunque io non ho studiato niente ed è andata bene perché erano abbastanza facili. Poi ovviamente non è che non dovete fare niente perché vi sto dicendo questo, voi studiate nel dubbio, ok? Sono io che a me piace, mi piace il rischio. E comunque li ho trovati molto più facili dell'orale, mentre molti altri sono del parere opposto, ovvero che l'orale è una minchiata mentre gli iscritti sono un po' più complicati. Per me è stato il contrario, cioè gli iscritti sono veramente una cazzata. Però, cioè, comunque studiate, perché non ci si può permettere il rischio di andare male all'esame, ok? Cioè, andare male in una materia sì, ma di prendere 4 in tutti gli iscritti è una cosa che non ci si può permettere, perché ciao. E quindi studiate nel dubbio, non fate come me. Però comunque non preoccupatevi più del necessario, preoccupatevi quanto è giusto per riuscire ad andare bene, però non troppo, perché poi si rischia di farsi prendere da dell'ansia inutile e di rendere meno senza motivo, quindi non conviene. Lo so che è più facile dirlo che farlo, però comunque non so cos'altro fare, onestamente. Se potessi venire lì e darvi dello Xanax lo farei, ma non posso farlo, quindi ok. E poi, dopo gli iscritti, il 21 giugno, era un sabato, mi ricordo, il 21 giugno 2014, io mi sono recata nella mia scuola per fare l'orale. È stato abbastanza traumatico, ma comunque già ho avuto sfiga, perché io ero andata alla prima per vedere l'orale della mega. Infatti ero andata là tipo alle 3, anche se io dovevo entrare in aula alle 5, e lei è stata dentro un quarto d'ora. Tutti gli altri dopo di lei sono stati dentro più o meno 10 minuti e un quarto d'ora, e quando arriva a un certo punto verso le 4:30, 4:20, il turno di quello prima di me, siamo andati in ordine alfabetico, quello prima di me sul registro doveva entrare. Peccato che quello prima di me sul registro non si fosse ancora presentato, non era arrivato, era in ritardo. E quindi cosa fanno? Mi vedono lì come una pera ferma lì che aspetto le 5 e dicono: ma vabbè Prati, dai, ci sei già, entra, dai, su. E io ero tipo: cosa? No, io non l'ho mai chiesto, non ho mai acconsentito a questa cosa, lasciatemi qui sulla mia panca mentre muoio, per favore. E invece no, così non è stato. La mia prof di francese praticamente mi ha prelevato, santa donna perché è molto simpatica, però insomma, mi ha prelevato, mi ha portato su dalle scale, mi ha portato nell'aula dell'orale, dove mi ritrovo, dove comunque l'avevo già vista perché avevo visto l'orale di Mega. Comunque c'erano tutti i prof con i banchi a fila unita, c'era una sedia lì davanti, tipo tribunale dell'inquisizione. Mi sono seduta lì e erano tutti un po' contenti, mi hanno detto: ciao, come stai? Io tipo: sto morendo, ok. Vabbè, ho dato il portalistino delle robe che dovevo dare, ho consegnato la roba che dovevo consegnare, che era solo tipo, che ne so, un disegno di arte, se c'era da fare un disegno di arte. Tra l'altro avevo rifatto un robo di Monet che mi era venuto anche da Dio, però mi sa che l'ho perso, però era venuto molto bene, ne andavo molto fiera. Vabbè, comunque ho consegnato quello che dovevo consegnare, non la tesina, perché appunto non la dovevamo fare. Ho piantato sui banchi davanti a loro la mia mappa concettuale cartacea, poi ho inserito il PowerPoint con la stessa mappa, però più figa, più. E hanno cominciato a chiedermi le cose solo ed esclusivamente inerenti alla mia mappa e agli argomenti che avevo deciso di portare. E il mio argomento, quello principale che collegava tutti, era il melting pot. E al melting pot ci ho collegato tipo la guerra di secessione in storia, poi ci ho collegato in scienze Mendel, e quello è stato orribile, perché io non sapevo un cazzo di scienze, ma sempre fatto schifo, alle medie soprattutto, io non capivo niente, boh, roba arabo, quindi vabbè. Ma in generale non avevo studiato molto per l'orale, non ero pronta, non mi sentivo pronta, non, cioè, sono entrata lì che ero tipo: vabbè, come va, un po' a cazzo dei cane, no? Cosa che non dovete fare, non fate neanche questo, perché non è detto che vada bene, ok? Anzi è molto 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 detto che vada male se non studiate, quindi studiate per l'orale, fatemi sto favore, non voglio essere la causa delle vostre bocciature, d'accordo? Quindi studiate per l'orale e anche per gli iscritti, studiate per l'esame, così siete tranquilli, buoni, basta. Io invece stavo morendo d'ansia. Vabbè, fatto sta che, visto che cioè non sapevo tutto bene, sapevo le cose un po' così, no, appunto a cazzo dei cane, e quindi fatto sta che mi hanno tenuto dentro 45 minuti.
Ricordo che tutti gli altri erano stati dentro un quarto d'ora, io sono stata dentro 45 minuti. 45 minuti di praticamente violenza psicologica in cui io stavo morendo con tutti che mi fissavano e che mi chiedevano cose, cioè comunque erano molto tranquilli perché non volevano mettermi in difficoltà, volevano aiutarmi. Però io stavo morendo comunque, poi mi conoscete con la mia ansia, no? E quindi è una situazione brutta, è stato molto brutto e quando sono uscita da lì ero solo contenta di aver finito. Non me ne fregava niente di come fosse andata, anche perché comunque gli scritti erano andati molto bene, me li hanno fatti vedere lì all'orale, io prima non sapevo tutto degli iscritti. Quando mi hanno detto che ho preso 10 in matematica ho urlato, sì, ho urlato davanti a tutti all'orale, è stato fantastico. E niente, ero molto contenta di essere uscita da lì, sono andata con mio papà e mia mamma a prendere un gelato, sono stata molto felice. Tra l'altro un piccolo disagio, io al giorno dell'orale avevo il ciclo e praticamente la mia sana mente intelligente mi ha portato a ripassare furiosamente prima dell'orale, perché io ero arrivata molto in anticipo, quindi mi sono messa a ripassare furiosamente. In che posizione però? Ho preso una sedia e mi ci sono messa al contrario, tipo ero... calma, ero con la schiena su sotto e le gambe in alto, no? Quindi, essendo al contrario, che cosa è successo? Che mi sono alzata, mi sono specchiata in una finestra e ho scoperto che Fausto aveva fatto il suo solito lavoro da deficiente. Avete capito che cosa intendo? Quindi niente, ho fatto l'orale con la macchia. Wow, che cosa fantastica. Cioè, l'ho coperta con la camicia. Sì, avevo su una camicia e dei jeans. E quindi nulla. Non mi hanno mai detto il voto dell'orale, ma forse è meglio così, perché credo che ci sarei rimasta. Sta male a saperlo perché non è andata bene. Cioè non è andata neanche male, però nel senso non è andata come volevo che andasse. Anzi, cioè comunque, cioè dovevo aspettarmelo perché non avevo studiato così tanto, no? Però vabbè, non mi hanno mai detto il voto dell'orale. Io avevo la media di 10 comunque con 2,9 negli iscritti, e con tutti gli altri 10 avevo la media comunque del 10. Potevano darmelo, però con l'orale me lo sono abbassato e quindi mi hanno dato 9. E questa è la storia di come Ali riuscì a sprecare la possibilità di avere 10 all'esame di terza media. No, va bene, non che sia andata male, cioè non mi sto lamentando, è solo un fact, io sono molto contenta del mio 9. Quindi nulla, l'unico consiglio che ho da darvi è di appunto non farvi prendere da panico inutile, però neanche di fregarmene, perché è vero che tutti dicono che è una minchiata, però alla fine così minchiata non lo è. Ah sì, un'altra cosa che mi sono dimenticata di dire, per tutta la terza media i nostri prof non avevano fatto altro che assillarci con la presidente di commissione, che comunque non ci conosceva, quindi era un'ansia assurda e non sapevamo chi fosse. Ci avevano detto anche che la nostra era particolarmente stronza, quindi avevamo paura, un'ansia assurda di questa tizia qua. Indovinate cosa? Non si è presentata. Non si è presentata, almeno da noi non si è presentata, però fun fact. La mia scuola era parte di un istituto complessivo che comprendeva 3 scuole. Di queste 3, una scuola era la mia e l'altra era quella di Matteo. La presidente di commissione è entrata alla metà del suo orale e lui è stato dentro tipo un'ora. Cioè lui è stato più sfigato di me e già io sono stata abbastanza sfigata, no? Comunque sì, va bene, non preoccupatevi troppo, sono verifiche normali, non cercano poi i professori di mettervi in difficoltà, anche se magari sono degli stronzi durante l'anno. Poi si rivelano degli agnellini coccolosi perché vogliono vedervi uscire da lì e anche il meglio possibile, così si esaltano loro, no? Conviene anche a loro che voi usciate bene, quindi vi aiutano, comunque vi aiutano, vogliono vedervi fuori. Quindi se vi ammettono all'esame vuol dire che vogliono farvi passare. Però non è per questo che non dovete studiare, perché comunque se prendete 4 tutti gli iscritti non vi possono neanche buttare fuori, quindi insomma dovete metterci anche del vostro, altrimenti non funziona. Però non abbiate paura, in ogni caso i professori sono stati il problema minore, il problema maggiore siete voi stessi, nel senso che bisogna impegnarsi, bisogna studiare, bisogna prepararsi, però quello che avete intorno non cerca di ostacolarvi, ecco. Quindi praticamente siete solo voi, la vostra tesina, il vostro PowerPoint, quello che è, e basta, è una relazione a due. Poi voi la studiate, voi la dite, la tesina è contenta, è felice, potete disegnarci una faccina felice sopra quando avete finito l'orale e tutto bene, tutto a posto, fantastico. Comunque non importa molto alle superiori dove andate, almeno dove sono andata io non importava a nessuno assolutamente niente come si era usciti dall'esame di terza media, quindi cioè non c'è molto da preoccuparsi se non uscite con il massimo dei voti, è assurdo, perché comunque non ti penalizzano anche se esci con qualsiasi altro voto. E boh, non lo so, in realtà questo video è stato un po' inutile, vi ho solo raccontato un po' la mia esperienza per darvi un'idea, magari, anche se come ho già detto non è assolutamente detto che poi la vostra esperienza sia uguale alla mia, anzi, anche perché comunque vedo la sfizia di 2003 che sclerano su Instagram ad esempio, che comunque sclerano sulle tesine, quindi se voi fate la tesina probabilmente la storia qua è diversa. Io non lo so, non ho mai fatto la tesina, quindi se questo video vi è piaciuto, se vi è stato utile, lasciate un like, se non vi è piaciuto non lasciate un dislike, perché il dislike non dovete lasciarlo mai, lasciate un commento come al solito se
magari avete domande, cose che non avete capito, cose che volete più chiare, cose che mi sono scordata di dire, che vorreste sapere, eccetera, io vi rispondo volentieri, anche perché è probabile che io mi sia dimenticata qualcosa conoscendomi. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video. Addio! Che bello, sono iniziate le vacanze, sto male.